sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta? Finché non la trova, quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: «Rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Allora, in questa seconda omelia, fratelli e sorelle carissimi, cerchiamo di approfondire un po' qualche passaggio di questa splendida pagina del Vangelo, altamente istruttiva, che è anche il cuore della celebrazione di oggi, che ci consente di accostarci al mistero della misericordia divina. Che cos'è e soprattutto come funziona? Abbiamo nel capitolo 15 di Luca, famosissimo, queste 3 parabole che si chiamano le 3 parabole della misericordia divina: la pecora perduta, la dracma smarrita e il figlio prodigo. Brevemente facciamo un bel focus sul discorso, cominciando dal contesto. Si avvicinano a Gesù, attenzione, i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Quindi si avvicinano
voi sapete che Gesù non era uno, cioè Gesù parlava dicendo le cose, quindi che un peccatore si avvicini per ascoltarlo, che significa? Significa che sta già cominciando un cammino di conversione. Arrivano i farisei e gli dicono, ecco qua, questo accoglie i peccatori e mangia con loro, cosa stanno dicendo? Ah, lui se li prende così come sono, quindi peccatori o non peccatori non fa niente, anzi addirittura mangia con loro, quindi chi lo sa che forse pure lui quasi quasi, questo è il pensiero. E queste tre parabole servono a smontare questo pensiero. Quindi vediamo perché accolgo i peccatori e prima di questo vediamo chi è un peccatore, perché è facile mandare le etichette, no? Matteo, che era quello che l'aveva invitati, erano pubblicani, i pubblicani erano gente veramente spregevole, le prostitute insomma non è che facevano lavori nobili, ma si può semplicemente etichettare una persona con peccatore, quindi feccia, perduto? Allora, voi sapete che c'è un proverbio che dice una cosa un po', come dire, un po' santamente ironica e provocatoria, no? Che Dio, che per Dio uno per uno, uno più uno non fa due, ma fa uno. Che significa? Significa che per Dio una persona, e questo lo spiega nelle prime due parabole, ha un valore infinito, per cui lui smonterebbe mezzo mondo pure per andarne a trovare una sola. Le parabole della pecorella smarrita, scusate, no? Se si smonta mezzo mondo per uno e ne restano 99 e per uno e ne restano 10, vuol dire che il valore di quel singolo è equivalente a quello. Quindi questa è una bella notizia. Dio guarda alla persona perché l'anima che lui ha creato, fosse anche il più grande peccatore del mondo, fosse anche uno che con la sua volontà la sua anima l'ha proprio messa sotto i piedi, l'ha ridotta a essere riconoscibile, così appare nei grandi peccatori, ma Dio vede sempre quello che lui ha fatto, quanto quello è prezioso, e quello davanti ai suoi occhi ha valore. Ecco perché le due parabole concludono dicendo: vi dico, vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. E la seconda si conclude dicendo: così io vi dico che vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Attenzione a questa parolina magica: si converte. Non è che io accolgo i peccatori così, cioè vado a mangiare quello e dico bravi, continuate pure. No, no, che si converte. E la parabola del figlio prodigo è proprio il racconto emblematico di che cosa significa da un lato allontanarsi da Dio, quindi andare verso la perdizione, e dall'altro cosa significa tornare a Dio, cioè la conversione. Perché è vero che il padre accoglie il figlio a braccia spalancate, ma come torna il figlio a casa del padre? Dopo aver sperimentato la grande menzogna, no? L'illusione, dice, mo me ne vado a farmi la bella vita. No, non ti vai a fare la bella vita, ti vai a condannare a morte se ti allontani da Dio. Non ci credi? Fai la prova e speriamo che puoi tornare a raccontarlo, perché qualcuno fa pure una brutta fine allontanandosi da Dio, non riesce a tornare indietro poi, no? Che cosa fa questo qui? Dice, io, torna da lui, padre, ho peccato. Guarda, non mi devi più neanche chiamare tuo figlio, ne ho fatte quante carne in Francia, vedete l'umiltà, e non voglio farlo più, voglio tornare a casa anche stando all'ultimo posto. Ecco, questo è proprio l'emblema. Ora, concludendo, sapete che conversione, lo racconto sempre quando, perché comprendiamo anche che c'è anche un sacramento che sigilla queste cose. Conversione è termine che in greco, ebraico e latino si usa con tre termini distinti che fanno comprendere bene che cosa è. Il più importante è il greco, che è quello che viene usato nei testi originali. Conversione in greco si dice metanoia. Metanoia sapete che significa? Significa cambiare modo di pensare. Chi è il peccatore? Fino a ieri pensavo che tutto quello che facevo era giusto, bello, santo, che non credo niente a nessuno. Da oggi capisco che ho fatto un disastro e cambio modo di pensare e prometto che quelle cose lì, manco morto, continuerò a farle più. Questo è proprio il cuore della conversione. In ebraico conversione si dice teshuva. Sapete che significa teshuva? Teshuva significa proprio tornare indietro. Il figlio prodigo si è allontanato e poi che fa? Si mette la coda tra le gambe
e torna a casa. Tornare indietro, si dice, no? Quando qualcuno sta facendo una stupidaggine, fermati, pensaci ancora, sei ancora in tempo per tornare indietro, no? Perché si tratta di tornare indietro. E tornare indietro significa ripercorrere il cammino e anche a volte compiere dei gesti penitenziali per tornare umilmente da dove ci eravamo mossi. E in latino, conversione che assomiglia all'italiano, si dice conversio. Cioè, conversio significa cambio posto dove guardo e lo faccio in compagnia di qualcuno. Conversio, quindi mi volgo insieme a qualcuno. E questo designa un aspetto molto importante. Convertirsi significa cambiare chi guardi, guardi Dio, guardi te stesso, guardi il mondo, cominci a guardare altrove, a guardare dalla parte giusta, ma questo non succede se non ricorrono due condizioni, per questo che si fa insieme. Primo, che Dio ti faccia una grazia, perché allontanarsi da Dio possiamo farli con le gambe nostre, ma tornare indietro non possiamo farlo con le gambe nostre, ci vuole una grazia, è per questo che bisogna pregare per la conversione, perché la Madonna dice sempre pregate per la conversione dei peccatori. Perché ti allontani con le gambe tue, ma non torni con le gambe tue. C'è bisogno di qualcuno che ti chiama e che volge la tua volontà a guardare dove hai smesso di guardare. E dopo tu però devi dire, sì, Signore, lo faccio e torno. Allora, quando la conversione è autentica, c'è un sacramento che si chiama la confessione, che infatti anticamente veniva chiamato il sacramento della conversione, in particolare la confessione generale. Io ne ho ascoltati tante. Quando una persona comincia a fare un certo cammino e si accorge che nel passato, anche a volte per ignoranza, nella prossima predica parlerò dei peccati per ignoranza, di cui parla San Paolo nella seconda lettura, non c'è tempo di farlo qui, si accorge che ha fatto un disastro nella vita. E torna dal Signore, umile, gliene racconta tutte quante. E il Signore lo accoglie non con le braccia aperte, con le braccia spalancate. Quindi ci sta con i peccatori il nostro Signore? Certo che ci sta, perché guarda le anime che hanno un valore infinito, e perché sta con i peccatori per aiutarli, per farli partire o per accogliere il loro cammino di conversione, non per lasciarli come stanno. Quindi è molto importante capire queste cose, perché oggi si parla tanto anche dentro la Chiesa di accoglienza, che va bene l'accoglienza verso i peccatori, certo che va bene, ma finalizzata a cosa? A dirgli non ti preoccupare, noi ti accogliamo lo stesso qualunque cosa fai, non fa niente, oppure ad accompagnarli nel cammino di conversione, molto differente, eh? Non è la stessa cosa. Ecco. Solo una notazione, il figlio maggiore, sapete chi è figlio maggiore, no? Sono quelle persone che più o meno sono sempre state un po' vicine e che sono quelle più complicate. Da quello che dice questo, quando uno ascolta questo Vangelo, che impressione ci avete di questo figlio maggiore? Non fa una bella figura. Sembra quasi che gli dà fastidio che è tornato il grande peccatore. E guardate che cosa dice. Da tanti anni, io ti servo da anni e non ho mai disobbedito un comando. Che rapporto c'ha con Dio? Un servo. Cioè, devo andare a messa la domenica, devo andare a mettere il timbro? Ci vado. Non devo fare peccati troppo grossi? E vabbè, non li faccio. Ma che roba è? C'è un rapporto come un servo verso il padrone. E invece, come tratta il padre il peccatore che si è con un figlio? Gli rimette i sandali ai piedi, gli mette l'anello al dito, lo veste. Ho ritrovato un figlio. I figli sono quelli che sono contenti di stare nella casa del padre. Non è che lo servono, lo amano. Cioè, servire è troppo poco. Poi sì, lo servono anche, ma lo servono con gioia perché sono felici di stare nella casa del padre. È brutto stare con il Signore tanto per fargli un favore. Ecco, quindi questo è un pericolo. Guardate che i figli maggiori non hanno fatto tanto grossi peccati generalmente, perché non si sono allontanati, ma quei pochi che fanno, li fanno fino alla morte, perché non li riconoscono e non si convertono mai, dei piccoli peccati che fanno, perché pensano di stare nel giusto. Paradossalmente, per questo Gesù dice ai farisei, e concludo, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio, non perché fanno bene a fare i pubblicani, ma quando una persona le ha fatte grosse e si converte, questo io ho 20 anni di ministero, lo potrei testimoniare fino a dopodomani. Quando torna, torna bene davanti al Signore e non lo smuove più nessuno e fa una bella vita cristiana. Viceversa, quando c'è un retaggio di cristianesimo di abitudine, sono vitarelle cristiane grigie, mediocri e tiepide, cioè una montagna di brutte cose, chiacchiere, maldicenze, rancori, pettegolezzi, continuazione, che vanno avanti a tempo determinato e non cambiano mai, perché nel cuore, tutto sommato, sto a posto.
capite? Un sacerdote che ascolta le confessioni capisce benissimo tante cose, perché appena la persona comincia a parlare già capisci subito se è una persona che sta camminando, che sta in conversione, o se è una persona che magari fa un atto tanto per farlo, no? Ogni tanto bisogna andarsi a confessare, ci vado e... Però questo, capite, non incide nei grandi cambiamenti di vita. Io auguro a tutti di fare un grande cammino di conversione, lo auguro anche a me stesso, ecco, perché il nostro amore possa crescere sempre di più verso il Signore, rinnovarsi di giorno in giorno e godere della bellezza della sua amicizia e della sua grazia. Siamo lodati Gesù e Maria.